si era autosospeso fino ad oggi l'assessore alla cultura e istruzione Vincenzo Trimarchi, che questa mattina ha incontrato il presidente dell'Arcigay di Messina Roserio Duca alla stampa per porre pubblicamente le proprie scuse alla comunità LGBT di Messina. Una questione che risale a qualche giorno fa, quando l'assessore si è lasciato andare a un commento su un post sui social network definendo trans Carola Rackete la comandante della Sea-Watch. Da quel commento si è poi scatenata la bufera sui social e anche all'interno del palazzo comunale, dove ad esempio il consigliere Gennaro aveva chiesto l'immediata revoca dell'incarico di assessore per Trimarchi. Oggi l'incontro chiarificatore, Duca ha accettato le scuse dell'esponente della giunta De Luca, ma ad alcune condizioni. Sono convinto che l'assessore non avesse malafede su questo, però avete notato anche voi quello che sta succedendo dopo queste parole, dopo che è uscito sulla stampa, delle scritte omofobe. E io sono chiamato a tutelare, a cercare di tutelare quella che è la comunità LGBT di Messina e provincia come presidente. E non è stato a cuor leggero, non è una mia decisione soltanto personale, perché ho sentito la comunità, ho sentito il direttivo, ho sentito molte altre persone, ho sentito ieri con un colloquio telefonico molti di queste associazioni che hanno ribadito: non chiediamo dimissioni, però la delega alla cultura e all'istruzione è una delega pesante e non può stare in mano a chi facilmente si lascia andare ad espressioni simili. Di poche parole è stato poi Trimarchi. Si è trattato di un dialogo sereno e cordiale, come quello già intercorso tra me e Duca immediatamente dopo la vicenda, ha dichiarato: tengo a ribadire che nelle mie intenzioni non c'era e non c'è alcun fine denigratorio né alcuna forma di pregiudizio. Attraverso questo oltre confronto intendo non alimentare altre polemiche e strumentalizzazioni, mettere la parola fine su quanto accaduto e manifestare la mia disponibilità ad intraprendere un percorso attraverso il quale arginare atti discriminatori contro l'omotransfobia e la piena tutela dei diritti LGBT. Non era assolutamente mia intenzione offendere nessuno, conclude Trimarchi. Chiedo nuovamente scusa. Nessuna risposta invece da parte dell'assessore in merito alle condizioni messe da Roserio Duca, quindi scuse accettate, ma la questione resta in parte ancora aperta.